Buon ragazzi, sono Maurizio Merluzzo e benvenuti a una nuova puntata di Merluzzo in Action. Stavolta parliamo di un altro cult degli anni 80, Arma Letale, che pensate ha avuto ben 4 film. Con Mel Gibson e Danny Glover, ok? Danny Glover è un poliziotto quasi in pensione, che ha problemi con la famiglia, che veramente ne ha passate di ogni e si vuole tranquillizzare un attimo, si vuole calmare. Ma gli viene affidato come compagno Martin Riggs, che è appunto un giovane Mel Gibson scapestratissimo. Si può dire scapestratissimo nel 2017? Non lo so. Comunque questa è una coppia che fa i botti. Detto tra l'altro Martin Riggs, Arma Letale, da lì il nome del film. Raj, meet your new partner. E quindi succede di ogni, e ci sono giusto un paio d'armi in questo film. Vediamole, no? Ci sono battute celebri di questo film che sono passate alla storia, come la grande battuta di Danny Glover: sono troppo vecchio per queste stronzate. I'm too old for this shit. Ecco, sono queste le battute che mancano nei film attuali, no? Mi mancano questa forzatura, questa battuta che è palesemente forzata, ma che fa pisciare dalle risate. Tra l'altro, di Arma Letale c'è una serie TV che, tra l'altro, per fortuna non fa rimpiangere la vecchia serie. Ma a proposito di serie TV del 2016 e di un film degli anni 80, quanti reboot stanno facendo? Ragazzi, idee nuove, ci vogliono idee nuove. Se quella cosa era bella negli anni 80 è perché era bella negli anni 80, magari adesso non funziona. Inventate qualcosa, create, smettetela di continuare a fare reboot su reboot, su reboot, su reboot, solo perché hai delle qualità, o oltre alla qualità visiva anche delle tecniche di ripresa nuove, devi per forza rifare quello che è stato fatto. No, crea il nuovo. Questa è una mia idea. Però c'è anche, come dire, la goccia che infrange il vaso, la ciliegina sulla caciotta, la pecora nera delle mucche, quello che si contraddistingue, per esempio, Mad Max. Che è stato rifatto al cinema l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, e in quel caso tutti zitti, mani alzate, scusa, dici scusa. Una chicca particolare fu Franco Zeffirelli, che dopo aver visto la scena di Mel Gibson sulla contemplazione del suicidio, volle fargli interpretare Amleto nel suo film del 1990, anche se poi la cosa non è stata fatta. Dar Robinson, che era lo stuntman che ha fatto la maggior parte delle scene di Arma Letale, morì poco dopo la fine delle riprese del film in un incidente di moto. Tant'è vero che il film, nei titoli di coda, viene dedicato a lui. Il personaggio di Martin Riggs nella prima stesura era molto più pazzo e violento rispetto a quello che si vede poi nel montaggio finale del film. Addirittura una scena sparava con i bazooka, usava stelle ninja, torturava persone. Ed è stato un attimo ridimensionato. Questa volta abbiamo parlato di Arma Letale. Cosa parleremo nella prossima puntata? Chi lo sa? Voi nel frattempo continuate a seguirci, iscrivetevi al canale YouTube, a tutti i vari social, da Facebook a Instagram a Twitter, e seguite anche me, Maurizio Merluzzo, sempre sul mio canale YouTube e tutti gli altri miei social. Ci vediamo la prossima settimana su Screen Week per una nuova puntata di Merluzzo in Action!